Salve amiche ed amici, oggi vorrei fare con voi una riflessione postuma sul voto di Manfredonia che ha portato Gianni Rotici alla guida della città. Auguri di buon lavoro, ci mancherebbe, anzi, Dio sa quanto sia necessario augurare al nuovo primo cittadino di Manfredonia un buon lavoro. Sono state fatte date molte letture, alcune indovinate, altre un po' superficiali, qualcuna completamente fuori campo, come dire. E io vorrei darvi la mia lettura di questo voto, la mia interpretazione, per quel che può valere, intorno ad un voto che comunque ha portato Manfredonia a girare pagina. Non è stato per me né un voto maturo, né un voto laico, né un voto responsabile. La maturità di un voto la si coglie strada facendo. Non sappiamo quanto possa essere maturo un frutto appena colto. Non è stato un voto laico, anche perché Santa Romana Chiesa a Manfredonia aveva indicato come prioritaria la necessità del cambiamento e quindi anche se in maniera dimessa, diciamo che Moscone aveva dato alcune indicazioni che guardavano verso la direzione del cambiamento, quindi diciamo in maniera dimessa, ma comunque durante la messa si erano dette queste cose, quindi non si può proprio definire questo voto laico perché c'è, come dire, un contesto molto ammantato di quel che Santa Romana Chiesa ha detta, e detta sempre, e non si può dire neanche che è un voto responsabile, perché la responsabilità di un voto viene giudicata sulle cose da fare, non su quelle che si sono fatte, perché quelle che si sono fatte sapete bene che sono andate nel segno negativo della valutazione. Si è parlato anche di un silenzio assordante e anche sul silenzio sono state dette delle cose, dal mio punto di vista, ingenerose. Perché è vero che quel che un tempo era il centro-sinistra e i big di quella compagine Bordo e Campo, in primis, non sono usciti bene da questa situazione, ma è anche vero che non si può in maniera, come dire, tranciante dire che sono stati anni bui, sono stati anni indecorosi, perché queste sono persone che hanno avuto un consenso democratico per entrare nel Parlamento del paese, nella regione e hanno anche dato dei segnali di grande fibrillazione positiva alla città sipontina. Poi è accaduto quel che è accaduto, ma questa è un'altra storia, non si può mettere tutto in un fascio. Addirittura io sono tra coloro che ritengono che non tutto ciò che è stato detto di negativo sulla giunta retta dal sindaco Riccardi sia negativo, perché poi si è visto come sono andate le cose. Non è stata neanche una vittoria del centrodestra. Quindi attenzione quando si dicono le cose. Non lo dico io, guardate, non lo dico io. Lo ha detto Berlusconi, proprio Berlusconi, in una telefonata, non a me certamente, ma una telefonata fatta a Rotice e Gatta che io ho ascoltato su Facebook, una telefonata nella quale cosa dice Berlusconi? Mette subito il cappello sulla vittoria, chiama Rotice, è stata una vittoria di Forza Italia, dice da par suo
il longevo Berlusconi e dice anche, d'altro canto, la Lega non ha presentato neanche il simbolo. Fratelli d'Italia hanno avuto un consenso pari a un lumicino, per cui è una vittoria solo di Forza Italia, quindi ergo non ha vinto il centrodestra, o meglio non avrebbe vinto il centrodestra neanche secondo l'analisi berlusconiana, ma avrebbe vinto solo Forza Italia. Guardate, è un fenomeno ancora da studiare questo. Per me ha vinto il civismo, ha vinto una speranza che va sempre tenuta in considerazione, quella che un brutto momento storico si debba allontanare. Per allontanare questo brutto momento storico, la comunità sipontina di vari marchi di fabbrica si è messa insieme, ha trovato in Rotice, come dire, il rappresentante civico migliore in cui poter affidare le sorti della città. Ci sta questa lettura, per carità, anzi è giusto che sia andata così. Tenete presente però anche altri aspetti nella lettura che andate a fare. Non c'è un profilo politico di riferimento, c'è solo un forte impianto civico. Perché tutti intorno, diciamo, anche nel test di Cerignola, il centrosinistra è riuscito a piazzare i propri uomini, anche di alto profilo, come Bonito. Alla regione non ci sono storie, il centrodestra è alle pezze. E lo stesso Forza Italia, al di là di Manfredonia, è un partito che conta quanto il 2 di coppe nelle altre realtà. Si è visto quello che è accaduto a Foggia, quindi est modus in rebus, piano piano a fare i giudizi e guardiamo le cose, perché il silenzio è vero che può nascondere paure e quant'altro, però, come diceva il grande De Gaulle, che piacerà molto ai destri, il silenzio è lo splendore dei forti, ma può essere anche il rifugio dei deboli. Rotice mi è sembrato comunque pronto ad affrontare la sfida. Io credo di conoscerlo bene, è un uomo che ha sempre molto, molto il senso della sfida e anche, diciamo, cerca di stare sempre sul pezzo. Ha utilizzato nel suo incontro con i suoi intimi a Palazzo San Domenico un linguaggio un po', come dire, particolare, che ha detto: se non lavoriamo bene cacciateci, se faremo bene applauditeci. Mi sono tornate alla mente le parole, famosissime parole di Benito Mussolini. La buonanima diceva: se avanzo seguitemi, se retrocedo uccidetemi, se mi ammazzano vendicatemi. Quindi voglio dire, mi è sembrato, ma lo dico così con simpatia, vedremo che cosa accadrà adesso, perché tutto dipenderà dalla squadra che Gianni Rotice metterà in campo. Indubbiamente lui è un uomo, un personaggio molto strutturato, tecnicamente strutturato, però non mi pare che ci siano tra gli eletti personalità di spiccato profilo professionale. Sono moltissimi giovani, molte donne che sono sicuramente titolari di un consenso, ma questo non significa che siano pronti a reggere la sfida, perché a Manfredonia la situazione è molto delicata e ne sa qualcosa la tecnostruttura del palazzo, che ha pagato un prezzo elevatissimo per questa situazione che si è venuta a determinare anche durante la gestione commissariale. Ha pagato un prezzo elevatissimo e Manfredonia, io lo voglio dire, ha una tecnostruttura anche di qualità. E quindi ha fatto bene Rotice a lanciare subito un appello alla tecnostruttura
perché adesso la partita delle elezioni si è chiusa e bisogna governare. Dunque vedremo come andrà a finire questa storia. L'augurio principale che mi permetto di suggerire, non certo al sindaco, ma a coloro i quali dovranno curare questa situazione, è legata certamente al libro delle buone intenzioni. A Rotice, forse, visto che ha goduto del consenso della Chiesa, sarà sicuramente utile ricordare quanto diceva l'Apostolo Luca: a chi fu dato molto sarà chiesto molto, a chi fu affidato molto si richiederà ancora di più. Quindi sotto questo profilo noi crediamo, speriamo, non ho motivo di dubitare, che l'impegno sarà sicuramente molto forte. Voglio dire, prima di chiudere, voglio spendere due parole anche per Gaetano Principe, che ha fatto la sua battaglia e anche, diciamo, con grande stile. Vedete, lo stile non è mai una cosa da prendere sotto valutazione. Principe, che è un uomo politico di spessore, voglio dire, è andato in piazza, ha alzato lui la mano di Rotice in segno di riconoscimento del consenso, del responso democratico, perché Principe è un uomo che ha i tratti democratici nel suo stile. Vedete, quando una persona ha stile, quando una persona ha classe, quando una persona ha carattere politico come Principe, beh, certamente potrà essere utile, anche perché cosa rende forte il grande consenso che pure Principe ha avuto, soprattutto al primo turno? Beh, certamente la sua formazione, il suo amore per la città e la sua convinzione di dover inaugurare un nuovo corso per una ripresa, per una rinascita politica di una parte che a Manfredonia certo non è sparita, perché io sono convinto, certo, sicuro che la matrice, ecco, la macula germinativa della comunità sipontina sia riformista, lo è da sempre, sia mazziniana, ecco, risorgimentale. Dubito che vogliano fare un monumento a Silvio Berlusconi. Insomma, la mettiamo in questi termini. Auguri, buon lavoro a chi ha vinto e buon lavoro a chi ha perso, perché gli uni e gli altri avranno delle responsabilità diverse per riportare Manfredonia in una condizione di serenità. Arrivederci, ci vediamo la prossima settimana.